Ciao, ciao a tutti. Allora, questa mattina ho partecipato a un evento qui a Napoli in un club, quindi ho avuto modo, il piacere di poter mostrare le cose che io ho creato. Vorrei farvele vedere. Avevo fatto già dei piccoli spezzoni di video dove mostravo man mano, mentre creavo, le cose che avrei portato stamattina. Perché temevo che insomma potevo rischiare di vendere qualcosa e quindi insomma me li sono già preparati prima, però visto che non ho venduto nulla, non solo io ma anche altre che hanno partecipato, buona parte, quasi tutte, adesso ho pensato di fare direttamente un video dove vi mostro tranquillamente, con serenità, tutte le cose che avevo preparato, perché comunque ieri ero presa dai preparativi e quindi ho fatto questi video molto velocemente. Quindi, insomma, adesso ve li mostro. Volevo però ringraziare tantissimo Ramona Torelli di Desideri di Cristallo, per chi la conosce, insomma, è un suo sito dove vende materiale creativo. Perché lei carinamente stamattina mi ha fatto la sorpresa, è venuta a trovarmi, non me l'aspettavo, me la sono trovata all'improvviso lì, e ci siamo abbracciate, salutate, insomma, ed è stata con me un po' di tempo a chiacchierare. È stato davvero un piacere, quindi Ramona ti ringrazio per questo gesto, insomma, di stamattina. Ok, adesso vi mostro le cose che avevo portato. Voglio dirvi, insomma, in effetti che non sono creazioni con le perline, ho portato anche quelle, ho portato qualcosina, giusto qualcosina, però buona parte delle lavorazioni ha a che fare un po' tipo decoupage, paste polimeriche, eccetera, adesso vedrete, perché mi ha portato in questo posto un'altra mia amica che a sua volta anche lei crea e avrebbe portato bigiutteria, quindi per evitare di farci concorrenza, ho pensato di portare tutt'altra roba. E quindi adesso, finite le chiacchiere, vi faccio vedere cosa ho fatto. Avevo delle scatoline di legno che mi erano state regalate da Santina Sogni Svaro, che vi ho mostrato nell'ultimo video, e quindi ho pensato di decorarle, ma ho anche comprato altre scatole e adesso, per evitare di rompervi le scatole, vi mostro adesso, passiamo a mostrarvi quello che ho combinato. Allora, questa è la prima che vi mostro. Eccola qui. È una scatola che vi ho mostrato l'altra volta, che era l'altra volta che ve l'ho mostrata, era grezza. Poi l'ho colorata con dei colori acrilici e ho messo prima sotto una base che va sul crema, color crema, forse qua si vede di più, e poi ci ho passato quest'altro colore che vedete, un colore mattone sopra, però mi piaceva l'idea di farlo proprio così, come se volessi sporcare la scatola, in modo da far vedere anche sotto quest'altro colore. E poi sopra mi è venuta l'idea di fare questi girasoli di varie misure, e poi ho fatto anche queste coccinelle. Poi vi spiego anche il metodo con cui ho fatto queste coccinelle, perché io solitamente le faccio in un altro modo. Adesso vi mostro anche quello. E ho utilizzato, per quel che riguarda le coccinelle, questo colore acrilico che va sull'oro. Poi lo vedrete anche nelle altre lavorazioni. Sono stata contentissima di seguire un video, As di Sera si chiama il canale, una ragazza che lavora al Fimo, le paste polimeriche, fa dei bei lavori, e lei nel mostrare un lavoretto con l'effetto Toon mostrava dei colori acrilici che lei utilizzava, e io li ho comprati, questi qui della Maimere. Sì, Maimere. E questo è il color oro, ma è stupendo, è stupendo. E poi ho comprato anche il marrone, perché mi serviva appunto per fare, sia per colorare le scatole, i cassettini, non le scatole, e anche per utilizzarlo per fare questo effetto Toon che ho deciso di fare. Poi vedrete. Allora, vi mostro come io facevo la coccinella, vabbè, un po' più da lavoretti in fimo, in questo modo qui, con gli occhietti. Pure è carina, molto carina, un po' più simpatica. E qua pure vedete i girasoli, che tema principale di questi cassettini sono proprio i girasoli. E qui c'è questa coccinella. Questa è un'altra scatolina che mi aveva regalato Santina. Sì, Santina, scusate, Sogni Svaro. E questa l'ho colorata di marrone, ho fatto anche qui questi tre girasole,
da soli, con questa coccinella, con gli occhietti fatti così. Poi faccio vedere questa che è il mio orgoglio. Eccola qui. È bella grande, questa l'ho comprata e l'ho colorata come base col marrone che vi ho fatto vedere prima della Maimele. Eccola qui. E poi ho utilizzato il color oro per fare questi ghirigori qua sopra. Come potete vedere, ho anche passato un po' il color oro in mezzo qui che fa un po' sporco così. E mi piace tantissimo questo effetto, vedete? Intorno così, e poi sopra qui potete vedere il mio primo esperimento effetto tunnel e mi sono piaciuti tantissimo. Questi sono con il lilla, l'altro con il color azzurro, e ho utilizzato il color oro per fare la parte centrale, il marroncino mischiato un po' con il color oro qua in mezzo tra i petali, e sono venuti questi fiorellini che mi piacciono un sacco. Ne farò tantissimi altri nei prossimi giorni. Vi spiego però. Allora, io ho visto alcuni tutorial e ho detto adesso provo a fare, anche perché per il colore dell'effetto tunnel, ho mischiato dei colori per far uscire fuori questo colore qua. Adesso faccio un'altra scatola e poi parlo. Sto parlando un po'. Vabbè, un po' confuso. Ho fatto la prima volta questi due qua, vedete? Per effetto tunnel. Questo e quest'altro, questa coccinella. Questa coccinella. Io ho seguito un tutorial di Elishan, anche lei molto brava per quanto riguarda i lavoretti in fimo, e ho visto come lei faceva questa coccinella che era molto molto simile alle coccinelle effetto tunnel, anche per quel che riguarda questi buchini che si fanno in questo modo, vedete? Fatti in questo modo qui. E io mi chiedevo, ma come fanno a farli? Invece lei, adesso non ce l'ho a portata di mano, vado a prenderlo. Allora, in pratica lei con la pinna, chiusa così, queste penne in questo modo, faceva così, schiacciava qua, in questo modo qui, qua sopra, eccetera, formando questi segni che poi dopo vengono decorati con un po'. Questi qua che li ho colorati qui, li ho utilizzato dei pigmenti che avevo, che utilizzo anche per i cabochon, però ovviamente il pigmento ci mette tempo per asciugarsi, quindi dopo ci ho passato la vernice trasparente in modo da fissare questo pigmento. Poi che ho fatto, siccome questi erano i primi che facevo, questi sono stati fatti a mano libera, sia questo che il fiorellino, mi sono piaciuti come sono venuti, ho preso il rubaforma che avevo in casa e ci ho fatto gli stampini. Quindi quelli che vedete poi, che avete visto un attimino, questi qui sono stati fatti con gli stampini e mi sono trovata benissimo, subito facevo. Quindi potete fare anche voi la stessa cosa, creare cioè dei fiorellini e poi farci gli stampini, perché così vi risulta più veloce la lavorazione. Poi non vi ho fatto notare, vabbè, queste altre coccinelle colorate, queste qua rosse, le ho fatte di varie misure, quindi pure mi è piaciuto. Queste sono tutte fatte a mano libera. E in realtà mi sono molto divertita a fare queste lavorazioni. Anche qui abbiamo, ok, questa cornice. Eppure ho fatto in questo modo, sempre girasoli, qua c'è nell'angolino qua una coccinella, nell'altro angolino c'è un'altra coccinella un po' più grande, e poi con un tamponcino di quelli che si usano nel decoupage, tamponcino, adesso lo prendo così ve lo mostro, un attimo che stacco, se no eccomi di ritorno. Questo tamponcino qui ho sempre utilizzato il color oro e l'ho fatto tutto così sulla cornice, ed è venuto questo effetto particolare, e quindi la cornice è cambiata totalmente e mi piace molto. Anche questa non venduta, però sono contenta, è mia e la tengo per me. Ovviamente penso che comunque venderò queste cose. Poi che ho fatto? Altri scatolini, eccoli qui. C'è questo qui che ecco qua, ve lo mostro da vicino, è solo dipinto. Allora, prima ho passato un colore lilla e poi ci ho passato questo color oro sopra, sempre sporco, cioè fatto in maniera molto sporca. Mi piace sta cosa. E poi avevo messo questo pezzettino di carta riso dove ci sono un mazzo di fiori, delle viole, delle violette. E quindi ho pensato poi, per non farlo stare così, insomma, grezzo solo questo pezzettino,
ho fatto questi altri fiorellini io con i pennellini e con i colori acrilici che vanno sul viola. Ok, poi, vabbè, questo qua già ve l'ho fatto vedere, ve lo mostro ancora insomma nella sua, ecco qui, che da un lato gli ho dipinto con un fiorellino, qua gliene ho fatto un altro e un altro qua giù, utilizzando, ecco qui, sempre i colori acrilici, e qua ho fatto con questo nastrino in questo modo, anche questo l'ho dipinto, questo effetto sporco che mi piace, a me piace tanto, può sembrare grezzo, ma mi piace moltissimo. E poi ci sono questi che avete visto prima voi. Ed è tutto mio, nessuno l'ha comprato. Mi fa piacere, sta ancora qui. Poi ho fatto altre lavorazioni piccoline. Queste qui. Avevo comprato questi cucchiai di legno. Penso che qualcun'altra di voi l'avrà visto. Li vendono pure nei mercatini, costano pochissimo. E avevo fatto questi pan di stelle. Li ho messi all'interno del cucchiaio. Però mi sono resa conto che questo non ha. Ecco qui. Poi qui ho scritto, sto al contrario, vabbè, facciamo colazione, sto al contrario, infatti mi sono resa conto, facciamo colazione con la penna, l'ho scritto, e insomma, e poi dietro ci ho messo la calamita, quindi vanno in cucina, magari vicino al frigo, anche in camera, non lo so, dove ci sta la possibilità di applicare la calamita. L'ho fatto anche in quest'altra versione. Anche qui ho dimenticato di mettere la calamita, stamattina volevo venderle. Va bene. Ecco qui, c'è il gocciole, panggocciole, e qua ho scritto con il colore acrilico color oro, facciamo colazione. Eccolo qui. Poi avevo fatto queste mollettine di varie. Ecco qui, col biscottino pan di stelle, sempre a calamita, può diventare anche un firmacarta. Anche questo con il pezzettino di cioccolato, non si vede, ecco qui così si vede meglio. Poi due, c'è questo ciambellone qua e poi c'è quest'altra, questo cioccolato, eccolo qui. E avevo fatto quattro, ne ho fatte quattro. Poi cioè, avevo queste già da un po' di tempo, ho detto vabbè me le porto, di questo biscotto qui, oro, e quest'altro il bucaneve. Sembra proprio vero. Questi sono stati fatti ovviamente con degli stampini. Poi avevo fatto anche questi segnalibro che ho preso idea da Jessica Massari, perché ho visto come li aveva fatti lei, mi piacevano tanto, li volevo fare pure io. Eccoli qui. Su questi stacchetti di legno che sono quelli che utilizza il medico. Oppure che si utilizzano in estetica, io li utilizzavo per fare la ceretta, per stendere la ceretta. Li ho colorati e poi ci ho scritto buona lettura. Sì. E poi ci ho messo i biscottini. Ci sta il biscottino a bracci, poi c'è questo il moon cake, mi sembra che sia quello. Poi c'è il panguccione. Pan di stelle e la barretta di cioccolato. Anche questi sono tutti miei, nessuno venduto. Eppure costavano pochissimo, vabbè, fa niente. Poi cos'altro ho preparato? Mi sa che ho finito. Ah no, no, un attimo. C'erano anche queste scatoline che avrete visto nel video dove mostro le cose che mi ha regalato Santina. Erano delle piccole scatoline grigie e io le ho colorate di azzurro. Questa qui ci ho fatto. Ho messo questa farfallina con questo fiorellino fatti con gli stampini e poi qua ho decorato sulla scatolina un altro fiorellino, qua sopra ci ho fatto le antennine della farfalla sempre con i colori acrilici e questo è uguale uguale, infatti sono tre uguale uguale a quella, qua invece ci ho messo i fiocchetti, eccoli qui con questi ghirigori disegnati sulla scatolina, anche questi erano carini. Queste erano le ultime scatoline che avevo decorato. Ho portato anche dei bracciali, degli orecchini Chantal, l'anello. Gli orecchini Chantal sono piaciuti e mi ha fatto morire una signora che è venuta vicino, mi ha chiesto il prezzo e poi parlava con l'altra perché doveva fare un regalo probabilmente o alla figlia o alla nipote. Ma secondo te vale la pena fare un regalo del genere a questa persona e l'altra? No, non è che si comporta così tanto bene.
Vabbè, allora lascia stare, non glielo compriamo. E io ho detto, mannaggia, se si fosse comportata bene, mo sarei venduta sti orecchini. Vabbè, non fa niente, meglio averli io che magari una persona che non se li merita. Poi hanno fatto i complimenti all'anello Charlotte, anzi l'ho venduto in effetti, una cosa l'ho venduta. Alla sorella dell'amica che aveva messo l'esposizione, anche lei, nella bigiotteria, le è piaciuto però le andava stretto, quindi adesso dovrò insomma allargare un pochettino la fascetta, farla una più grande e quindi ho venduto qualcosa, vai. E poi comunque una ragazza ha preso contatto già con me su Facebook perché le piacciono i biscottini fatti a orecchino che poi erano l'unica cosa che non avevo fatto e le ha detto mannaggia se l'avessi portata l'avrei comprata e io insomma ho detto vabbè allora fai una cosa prendi contatto su Facebook e quindi insomma poi ci vediamo e te le vendo quindi insomma non è che sia andata proprio maluccio ho preso nuovi contatti ok ma ho finita sta storia del mercatino. Cerco di mettere anche le foto e lo so, ho promesso a tanti di voi alcuni tutorial da fare, quindi mo dalla settimana prossima mi metto e comincio ad uno a fare tutti i tutorial che mi sono stati richiesti. Quindi finito sto sogno dell'evento del mercatino, riprendiamo il nostro ritmo normale per quel che riguarda i video tutorial. Ok, adesso io spero di avervi fatto qualcosa di gradito, insomma, nel mostrarvi queste creazioncine che ho fatto per questa occasione, anche per darvi l'idea, per chi vuole magari fare anche questo genere di lavoro, di che cosa poter fare. E, insomma, nuove idee, per quel che riguarda il fimo, la pasta polimerica, eccetera. Nel frattempo io vi saluto, e ci sentiamo, ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao!